Avete bisogno di crediti? Vi siete scocciati di dover scegliere tra Padoin e Zappacosta e vorreste scegliere tra Ronaldo e Messi per la vostra squadra su Ultimate Team? IG Vault è il sito che va per voi e con il codice FootItaliaChannel avrete anche un 6% di sconto. Link in descrizione. Bentornati ragazzi, qua è Leo di FootItaliaChannel e siamo qui con una nuova player review. Questa volta abbiamo Juan Cuadrado nella sua versione IF. Quindi ci spostiamo leggermente dall'attacco, ci spostiamo sulla destra, quindi con un esterno destro, però adattato nel mio caso ad ala, infatti l'ho fatto giocare come ala per averlo più al centro del gioco. È un giocatore molto divertente da usare, infatti ha 5 stelle di mossa abilità e 3 di piede debole, che in alcuni casi sembrano meno, in altri casi sembrano di più, comunque ci stanno secondo me queste 3 stelle piede debole. Pagato ben 240.000 crediti, infatti il prezzo è un po' altino, ma naturalmente la prima cosa che salta all'occhio è sicuramente la velocità: 94 di velocità, 88 dribbling, con il 94 di velocità composto da 92 accelerazione e 95 velocità scatto, e l'88 di dribbling composto da 91 di agilità, 77 di equilibrio, 75 di reazione, 84 di controllo palle e 91 di dribbling. Infatti il dribbling è sicuramente uno dei suoi pregi, oltre naturalmente alla velocità, che è veramente assurda. L'80 di tiro è abbastanza realistico, anche se i tiri dalla distanza non sono un granché, però nemmeno troppo poco. Alla fine è un esterno, non è un attaccante, quindi non ci possiamo aspettare un tiro esageratamente bello, come poteva essere quello di Higuain, ad esempio. Ottimo anche come assistman, infatti ha un 77 di passaggio che in game sembra anche un po' di più, 81 di cross molto buono e 81 di passaggi corti, i suoi due parametri migliori per quanto riguarda il passaggio. Buona anche la fisicità, con solo 67 di forza fisica, però ha un 83 di aggressività, un 84 di resistenza e un 63 di salto, che comunque lo fanno diventare un giocatore non troppo debole, anche se a volte, come nella realtà, si lascia cadere troppo facilmente. Una sua pecca però sono gli work rates, ovvero medio-alto di rendimento. Infatti spesso me lo trovavo in difesa ad aiutare il terzino destro, nonostante giocassi con un 4-3-3-5, ovvero il falso 9, dove gli esterni alti sono ancora più avanti della punta. Però nonostante tutto questo, Cuadrado a volte lo trovavo anche in difesa, quindi sicuramente gli work rates sono un po' un contro di questo giocatore. Però nonostante tutto lo ritroverete sempre al centro dell'azione, perché ha comunque un'ottima velocità e quindi si potrà fare difesa, attacco in poco tempo. Certo, mi piacerebbe che stesse un po' più in attacco, però comunque la sua velocità gli permette di fare entrambe le fasi. Infatti per me era circa una media di un gol a partita, anche se non so bene, visto che FIFA non mi ha mantenuto le statistiche dei gol e degli assist, è andato un po' a puttane come fa sempre, anche perché avendo un giocatore come lui non potevo fare a meno di usarlo, cioè in ogni azione cercavo lui, andava a passargliela sulla sua fascia e poi lui si inventava qualcosa, poteva essere un assist, poteva essere un gol, poteva essere qualche skill che poi magari non andava a buon fine, però comunque, ripeto, un giocatore veramente divertente, veramente da provare. Il suo costo secondo me è leggermente alto, infatti per questo gli do 3 stelle di qualità prezzo, perché di qualità si meriterebbe anche un 8, un 9 di voto, però il prezzo è veramente troppo alto per un giocatore del genere, no? È comunque un 83 di overall, sì che ha 5 stelle di abilità, sì che è forse la migliore alla destra nella Serie A, perché Candreva è sì un 84, ha sì un miglior tiro, un miglior fisico, però non ha la velocità, non ha il dribbling, non ha le skill di Cuadrado, e quindi se volete farvi una Serie A, Cuadrado IF è sicuramente un giocatore da inserire, se non avete problemi di crediti. Io spero che questa review vi sia piaciuta. Come avete potuto vedere dallo Skull Bid in 6 minuti di settimana scorsa o di questa settimana, non so bene come organizzerò i video, sono riuscito a prendere Modric Team of the Year, quindi la prossima review sarà su di lui, nonostante abbia già fatto una piccola review dopo lo Skull Bid, però comunque una review più approfondita con più partite giocate con lui, ve la porterò in ogni modo. Continuate comunque a consigliarmi altri giocatori da utilizzare per le review successive. Io spero che questo video vi sia piaciuto, invito a lasciare un like, iscrivervi al canale se ancora l'avete fatto, vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant.